Gambe di donne! Ehi, e gambe della Felippa, che le gambe di fumi. Perché? Pagare le mie gambe, de pecciare. Hai torte e teche come 70 het. E perché mi ti scusate? Perché una volta gli ebbe dritte. Ma perché? Annato, Felippa, annato. Porca es! Che è Tommaso? Pensa per te, barbellù, il barbellù. Che mal che tu. Non resta più di te. E dopo? Venivo a po'. 33 Gli del Signore 99 Al tuo e mia. E prova a girare la calabalina di Felipa. Una di Gesù 60 Selva me. Ota le sta sul lapis. Un lapis Felipa, un lapis. Le lati. Ota te, mi voglio alla fine alla terza elementare. E ho studiato i tabellini fino a sic. Allora, quota falsi per sé? Quota per sé, sì. De, quinte, vinte, vinti, trenta. E se per sì? Trenta. Vada, vada Felipa. La bella urca che ti veniva dai la lavora alla ti. Dai, annaccia, annaccia, caccia. Puoi pegare le palline nei gomme. Trenta. Aspetta perché? Due, tre. Me lo fai sì! Fai sì! Che ti fai sì! Hit insieme con loro! E poi vuol dire! O fai cinquina! Ah! E fai cinquina amore! Ma una mega credi mia! Controlla be Felipa, controlla! Ah dai, dai! To. Ad ammire se vuoi, ti controlla nella tabella, ne? E tanta è? Aghè! U! Aghè! 33! Aghè! 60 he, alghe, e 30 hic, alghe, e beh, cinquina. Mede che me ma ha figli mia tanne, io fai. Nando, a tagli proprio mente a te tutti i fiutini, al suo mio perché la tua mamma la tagli a chiamare fortunello. Adà, la mia unica fortuna è stata che eri sposa a te, Felipa. Però bisognerebbe che ti tenessi un po' la lingua più te cada la dentiera. Nando, questa gara la mi lengo di speciare. Che la ha per me ogni età e la fessito la ma farei pujai urege e poi la farei mia e chi dan che la fa. Ed è quando che la mi lengua l'avrei fai di dan con te se può. Felipa, Felipa, e poi è volta che la guarda mia che ti combinata a Monte Carlo, eh? Una mia. A pensare che con tutte quelle palanche che l'era ereditato un Nando mi sta a sapere che la Riviera Ligubre. Dove? La Riviera Ligubre. Ligure, Gesmina. Ligure. Madonna, che tamburuna. E che dice la tadice? Che mi dà a giocare al casino? Allora, vuoi che te la dica a te? Ma dice che mi dà a giocare a Monte Carlo. Monte Carlo, Gesmina. Monte Carlo, la Madonna. E la Madrid che mi dà a giocare alla roulotte. Dove? Alla roulotte. Roulette, Gesuina, roulette. Insomma, vita mia, mi dà a giocare che girai balline e dentro, vita mia. Brava, Gesuina, a te proprio dice giunta, perché i balini mi faccio girare tate potate tu quate, che può essere oggi anche da cicut. E si è andato sul gattuccio al casino. E sa di nemmeno a se troviamo che tu c'è il ricovero. Ma lei la visia che si va orro e venia con l'Iger. La visia che va con l'Iger e venia con orro. E da giù di misura, a se niente fa,
che ghia più nei palanchi da comprare un biglietto del treno. E se trovi chi è il ricovero? Che se te che bello. Me però, Gesuina, te le ridici, devi insieme Ave Maria prima di ogni giornata. Ava che me hai disie per sé, Filippa. Al del dì che ta era mia età concentrata a tamburuna. A ere concentrata più ta me che metti dato un del minetru. Putti donne, sei la foto ormai le faccia a me. Ormai andare a giocare alla tombola, che al casino del ricovero. Annai Filippa, e guardiamo che Filippa, se non fai fretta tombola. 40 het. 40. La moglie parla. La moglie parla. Col vot. Io già. Io già della scrifuna. Voi non lo vado. La famo usare già. Annaccia, annaccia. Col quate. La scala. Allora, voglio dirmi, non voglio dirmi. Col zero re. Zero re. Quello qua è il prefisso di Roma e prova a girare la calabalina lì, dolto caffè di pane. Ma perché si dice che c'è un'altra volta? Col 90! La cura! Te! O fai tombola! Guarda! O fai tombola! Col tombola! Oh, allora che te fortunello! Aspetta che in fonta, mi hai portato un po' di tutto. Però è più la tua della Madonna. Controlla. Ma non fai proprio tombola lei, cioè. Fai tombola. Controllato insieme a Gesù. Fai proprio tombola. Che faccio? Te è proprio fortunello, te è proprio. E dì che è la tua fortuna le faccia accusare da Filippa, la me le faccia accusare a Gesuina. Certo però che te ne hai un po' più frenata la fede a stare meglio. Che maniera tu maso? Che maniera? Ma mi ha toccato i gambe! Pensa Nando, che la capuna deve stare incinta, pensa te. A sé quella che ti ha fatto Maso. Dammi ascolta a me che mi mantende da chi la urla. Fa la tua sola pillola. Ma la verità che mi faccio tesoro, ma mia appena una, ma dopo tu ci dici, ma lei una volta fa mia conchela, è tantissima una conchela. Ti segui Tommaso che la aspirina non mi fa un mal di stomaco. Ma fa mantenere nell'aspirina? Ma certo, a me lo consigliava a me, a te. Mi ha preso una tutti sire. Orlando, a che mai succede in nota? Può accedere anche con te. Ma di donne, te la fone, che mi apposta la pillola, oltre no, potrei credere all'indel co, va bene? Oh, fuori la vincita ne che mio fai tombola, fuori la cassa, signori, o fai tombola. Dai a te pure. Dico che qua ferma u ed agulia. Tu che la vincita? Va! Me lo sentite Padre Pio? E che? To, ciappa! Una gigala col muro della ronda! Da righetto! Oh, la che miseria, quello è premio! Tu con le fuente! Hai volete! Perché mi dici antiche sul mio qua fai, volete! Me no! Mi tieni appena l'immaginetta della Madonna del Lourdes che le comprava nel 48, proprio in dove le comparida. Come ne tanci hai fatto un bacio a lui per i miei gambi, ne? Ma perché ti trovassi la fo perché non c'è di negozio? Basta la fede, c'è! Basta lo gambi che funziona, magari male, ma che funziona, e per in giro è per me che sai c'è chi mi appoggia in giro come una carretta rotta, Te, Tommaso, ha ricordato te conosco Giovanni di Brugno, no? Certo. Che può lui la carosella come te. E non puntrappo a volte per la strada, non puntrappo. I uomini, hai attracci insieme una coletta perché i Giulia mandà la Lourdes. I Giulia che la Madonna, la caffè con il miracolo ti fa il gambero. Quando eri a denaccia la fonte la Lourdes. Le carine, le frega le fa dal bar.
Aí a minha casa de com a carujinha sema, e ela carujinha. Pensa que é quase negar. De, aí a ralva pelo e pelo e atira fora. Però in gambe, ieri estate come prima. Allora, un miracolo che mi attacci. No, no, al gestaccio invece è un miracolo. Perché quando io tiro fuori dall'acqua, tu ci inviaci a usare miracolo, miracolo. Che maniera? Perché quando io tiro fuori la carujina, alla gara tutti e quattro i rode noi le paga. Ma una batteria, con la fede, con il miracolo, il barbello, il barbello. Ma c'era adesso uno, Oh, c'è te. Vabbè che mi ha finito di giocare a tombolo, quando fai? Quando fai? Prima una che mi ha fatto il dato, ma non fai. Che fai mai ne vuoi? No, perché ti ha pittato un te. Mi vuoi no? C'è proprio più, non le arrude lì. Metta dai, le arrude lì. Hai tolto, ne? Hai tolto che la sai. Hai tolto. Benissimo. Ma che imbalato un divanetto. Ma niente ti l'alche Gesù. Che mi è due mattina però lei. Calma te. Invece sta lì a giù a città di Ciarata, niente da me una mano. Antiche se il rosare c'è. Ma noi. Non vedere la mia sotto a fuori del rosare. Oh vai. Ben. Ma. Perché il quaderno della Maria? Te be sposini! Benone! Da dove è sta peggio di te? Arrivo, chi vuoi portare? Cosa? Mene appena un Lihandro o un giardiniere, ed è strano. È strano che vuole una passa a degrado dal giardino al ricovero. E dove reddi che? Lisandro le è nota l'ospite del ricovero. No. Ed è che li starà che insieme a Ote. Sì, maniera di handle che conosco. Porto che maniera c'è, c'è una storia lunga che ha conosciuto un po' anche Ote, Ote sì che mi ho sposato da Marusca, è la sera russa alle 23 anni. Il matrimonio l'ha andato già per 2-3 anni, che l'ha chiamato l'indave, salvo che è leggero difetto, che sì, che la guerra è sempre un mal di cuore, ma comunque, vabbè. A un certo momento, o per meglio dire, una notte, perché lei ha lavorato, perché noi no, la Riaca, la Malesta e la Marisa, Alessandro, io vado. Vuoto? Com'è Alessandro io vuoto? Dai appena arrivato accanto, ti intanto è benedetto, eccetera. Alessandro, io vado via da questa casa, perché non ne posso più di vedere sempre, sempre tua faccia da mummia imbalsamata, proprio se la madrina faccia del mummia imbalsamata, a me, ma oltre che mi accugno di me, a voi proprio la faccia del mummia imbalsamata, a me. Ma no, Lihandro, qua te sotto, dite che il profilo di Gregorio Beck. Ecco, Gregori Beck, Gesù, no, Gregori Beck. Per me, t'avrei de tirone povero. De chi? De tirone povero. Tiron power, Felipe. Tiron power. Tiron power. Arden. Arden B. A secchi al tuo sguardo, a me anche il di Leonardo DiCaprio. Leonardo, Leonardo DiCaprio, Don Doca. Ma c'è la mia diretta vicina che c'è che per caso. Ah, te Tommaso, aspetta che la persona più seria di la verità bene, Tommaso. Ma chi lo è meglio? Ah, davvero, Leandro.
da ma metto un incrocio tra un capo il do e una tartaruga ninja. Ma te li andro e la tueta è mai speciata. Certo, però me alla marusca avevo piacito, avevo per figa il passaporto italiano, bello. Ma di che carattaccia dovevo perché? Già per figa il passaporto. Che peccato. Che la via bella urasse bella l'impresa delle pulizie. La scuato tordè, la scuato tordè. Era me la scuato dalla noce. La guadagnava, la guadagnava. 50 mila lire al colpo. All'era generosa. Ah, perché con te? All'era graziosa. Ah, perché? Ti raccomando, era proprio graziosa, ma dell'amo del grazioso. Però la mia... La via è perché il difetto, insomma, che la via è per un mal di cuore quando lo mai di appena con te, però la via è il mal di cuore. Coa farò il mio adesso, però per me la faccio il colpo, certo. Coa farò il mio adesso, senza la mia marusca, senza la mia marusca. Sta quelli, Andro, sta quelli. Vabbè, anse che non te con te. Pensa qua ci rosare che più è di insieme. Che me ne frega, a me io rosare. Ma quando la cambia è perché la di rosare che la lega. E partire a tombola, allora. Quello è il massimo del divertimento. Che è la consola più. Fate il mau. Guarda lì, Sandro, come sa di erti il mu. Che è l'erica, sta che con l'urto sa di erti il repo a te. Dica la signorina. Sì, dai, sono un po' d'animo. Mi pare perché mi è un po' triste. Ah. Ma me o mi ha finita, no? Cosa che? Siete incinta? Che è per piacere? Anche me, sono una signorina, Ma signorina diretta incinta, lei mia ma mi conviacchi la ulle. E poi dopo ti sei sempre perché? Che ti manca del rispetto alla tua capacità. Sempre rispetto a te. Allora, punto secondo. Siccome che si è diventati un po' trottanci in quel reparto che me a sono stata destinata a un altro reparto. Che avvenirà un'infermiera nuova. Anzi, la che indude là, la chiame, la mandi che serve, e se almeno la va a conoscerà. Però le vuol dire che metto mia via e sono sempre qui a ricordo. Ma raccomandi le mette. Ti chiedo una bella figura, perché no? La bella figura, la farà un altro pettone che compagna la Veronica. Per me la farà con lui compagna che è della Befana. Per me la deve una puteggia ma non stusa, te per me la farà con lui di carabiù. Oh, non per me. La per me è bella, la per me è brutta. Ma era mai compagno della mia marusca, mai, mai. Dai, Alejandro, dom. Uè, ciao a tutti, ragazzi e ragazze. Eccomi qua, sono la Gelsomina e sono il vostro nuovo Angelo Custode. Oh, ma quanta bella gente qui oggi, mamma mia. Ma che bei uomini che abbiamo qui, anche le signore, comunque complimenti, Ma... E tu, chi sei, Giugiolone? Oh, ma che uomo fascinoso! Modestamente. Gioina del Vanne, Angioletta! Guarda tu qua! Ava Callando, le felicemente maridà con me! Felicemente! Con la signora Felipa! Che è la miseria! Ada che fa mangia mia, ne! E poi, Ardagabè, al masso me proprio in bunca a mide os, ne! Da sicure che la pensi mia ti già sugli occhi! E da sicure che gli è sapricia sempre, no! Ada che la faccia anche la guerra della Russia! Dove? Della Russia! Della Russia, Felipa, della Russia! E della Abissinia e della Libia! E che la fa la barbera! La Libia! Libia! E la combatti coi todes e con gli istrici!
Alla capire, signorina. Con quei belle dubbi. Con gli austriaci, Felipa. Austriaci. E mo che la può. Sì, e sì. Ma che fanno con una? Basta, basta, per carità, dico che ne vuoi. No, tocca, tocca, sì. Tizietta, tocca. E tu invece chi sei? Giuggiolone amoroso. Ma cosa c'è che non funziona sotto questa coperta? Che guardi? Quanto che la quente che appena i gambi ti funziona mia. Un re a t'assicure me a gambian bisogno della carrozzina. Anzi, ogni età a gambian bisogno del freno a ma. Oh, ma questo è tutto eccitante. Eccitante o eccipoche, la ricorda me che il mio Tommaso è pi un sciopilato gesuina. Padre padrone, papa polacco. Ma entra papa polacco che le muore. Porta la gente su che la scaglia lì, ma è proprio il papa, non è beata. Pi, proprietà privata. Proprietà privata della gesuina che so me. So me o so amore spampanato. Basta, dica più il negozio. Allora capì, signorina. Su, se ho capito. Oh, meno male. E tu invece chi sei, tu? Bambolotto abbandonato? C'è proprio Gesù, signorina. Ah, sì? Io sono stato sedotto e abbandonato. Oh, stato, non ti preoccupare, tesoro mio. D'ora in poi ci sono qua io. A porgerti il buongiorno al mattino. A offrirti il tè delle cinque e a rimboccarti le coperte la sera. E portarti al gabinetto a fare la pipì. Anche quello. A metterti su il bel pannolone sul culetto. E a farti il bagnetto con la morbidente. A tagliarti i capelli con la forbicina. E allora a farmi dentro anche la riga della vertice, sì, che non riesco mai a farla dentro da solo. Adesso basta! Oh. Mucchi la fa buone! Mardate! Me ma so sforzi appena adesso gentile, carina con voter invece. Ci fa più. Ah, ma la mulera di la vera anche, sì. Che in che reparto che avrà appena 10? Bruntulu, mal gustus, e rompi male! Mal gustus, rompi male a note, dal fai notere anche il custodico che sei notere, dal fai notere anche la che sei notere. Ma perché? Amadi mia, una mappa oltre, a smorsa sotto quel desiderio d'amore che può, eh? Avato Tomaso, guarda che notre, a sese non pegnate, e me, ne col pensiero tra di te come Tomaso. Ma certo, che devi dire! Perché me, li andrò come il carabiniere, nei secoli fedeli. Ma no, i capi male, amore, via me oltre, no, per l'amor di Dio! E venire a conquistare la tazzetta, no? Ma notre, a ganà appena dopo il rene di mare, a te che ho con mia appena 4 mesi, ma 40, 400 e 4 mesi. Ma sa mai, cominciamo a fare il gota, cominciamo a studiare la gota. Gesuina, o il Vangelo dice, chiedi e ti sarà dato. E inoltre si cagava la mano. E dai, e dopo il gusto di far aprire la scomenno. Ecco, sembra così, sembra così. Ecco, dai. Guarda che doni, Gesuina, gana ha una più del diavolo. Bravo. Garanzato, ti liamo. Va velati. Sì. Che sarangia inoltre, dai, preoccupi mia, che sarangia inoltre. Grazie. Grazie Felipe, grazie Gesuina. Ali che mi va grato per me la mia far conquistare quella scelta. Grazie. Come avrete fatto Felipe? Ho tanto Gesuina.
E che la seta lì la capia, circa in de dava una mano. Dopo tutto, in mia l'auto si ci fonde beautiful. E pone dinastia lura, a regorda che li sciocca capiasia che la monella. Era la mia una modella gesuita. E era una bella cetina con due belle musati che la fumea una madonnina. Colta, te le rimi a famo riassunto dei 300 puntate, eh? Però, a te mi dacci un'idea. Non era sempre un metomaso che di sé perché mi è stata intelligente. Allora, Oliandro ha le sciore infondate palanche. Filippa, a mia dica che tira appena 250.000 francs. Colta, e le d'entrare o no? Te, forse, agli un te carcelli e ne tali fobè, arriverà 300.000 guadagnetti. Gesuina, alga si così spalà in cento, è una villa Sanremo, insomma, una villa grande. E là, una villassa? Te, Filippa, dov'è te Sanremo? Ma Gesuina, in due che è il festival di Cansù, ma te è proprio una tamburuna, eh? Ah, avec che mare gordi, un litettone, cuore matto, matto da legare, e ti perdona tutto quel che fai. Domenico Mugugno, volare, oh oh, ah boh, Gigliola Cinguettio, non ho l'età, non ho l'età per amarti, nella pizza, grazie dei fior, mi ha fatto male a pur, non li ho digeriti. E poi te ne stai sotto me, cati Gesuina. Allora, Oliandro alle padrupo di una macchina, come facciamo le quelle macchine lunghe che invece in sentieri? Una slimusina. Ecco, Oliandro alle padrupo di una slimusina. Alle padrupo. Proprio qua la poemo. Ma al canche, come facciamo le che li banchi grandi, che invece in del beautiful ti dà anche show. Aspetta, lo yacht? Ah no, aspetta, Lo yacht? Ecco, probabilmente che coi maniglie d'ore. Pronto per la crociata. Per me, ma par che la facciamo in crociera o crociverba. Ma alle tati show che al po' della carta igienica al dovre i biglietti di 100.000 tempo felice fammi dire che faccia dai ma fammi tu mi dai la papa che mi che faccia dai fammi dai tutta andò c'è anche la scelta va facciamo Gelsomina come facciamo Gelsomina cos'è che è? Ciao Gelsomina, che ha che mostrato? E quanta vita è che la vada di una felice adesso? Ah, credere arrivati una gran fortuna, Per Fovigliolani, Gelsomina, dai, c'è l'aria da per caso la dia bendata. Inteso che mi ha proprio la dia bendata. Ah, sì? Conta Gelsomina, ha detto loro tutti. Certo, che bello. Ale il Gigi, o c'è del massacà? Ma come state palanche? Parla mia Filippa, mager. Ma che te... Sì, ganamie? Ma, buona metti. A Grausso Maura? No, ho il mester del Gigi le cade far disoccupati. Ma... Pensi fomle che quando il tra Laura alga il mal deco, ma il mal deco che il gapar di chi è, alga passa le drea io retica aria fino sotto al barbo e dopo all'islita so fino al filo della schiena barba la pigi. Ascoltami Gelsomina, ascolta la Filippa, la è il perché lì che ti farà Laura per tutta la vita. Ti che resù. Tagliate che ricovero, vedi che una persona che vuol comprare palà e che le piede palanche. Poi la pondisce di essere te. Madonna.
Annaccia, non ti interessa? Insomma, taghi di hai. Che tacche le show. Ma tale tiro. E allora nutri per fare l'incontro. Ma avrei pensato. A me gli hanno ma fa un po' la compassione, por balano, nel capire. Dopo te, ha si è accusato con una cieca bella e suona, poiché la gli ha piantata. A me, ha saluto a chi ne ha fatto il vecchio, chi per la baura può servire. Nando porta anche la cagna che va, portela. A te la fila un po' tardi. Dai. Può a me il capire. Però assumia cosa faga. Ti dica che venga un prestello a Gesuina e alla Felipa ma bucere. Questa mia stronzata, Nando. Dopo tutto il bordel di Ande fino lì. Poi gastare, dove stare una pena una. Me gadare volentera la mia Gesuina, perché è un po' di te che la comincia a rompa, rompa, rompa. Me era più di accordo di dare alla Felipa. Che maniera la Felipa? Perché la rompa mo di più. Ad Anando, de che le do lì, angaria più di liberare, retta a me. Andiente, Edu. Che, Nando, ad che i doni che ho tra io per primo, ardantura un po' di vedove che ardega. Allora cosa fai? Allora cosa fai? Mi? Mi dite un'idea. Te, anche a scrivere il giornale sui annunci matrimoniali, dai! Bravo Tommaso! Ti metti un po' scemo! Grazie, lo scemo! Ma se che a te che servente di oltre al funzionamo! Dai, te detta che me la crie! A te la pena è folle, dai! Il tesoro è il tavolo! Allora se lo facciamo la Nando qua, Nando! Ma sono mica forte la notte! Quella madocina, dai proprio ecce! Ma che... Pronti? È venuto, eh? Pronti? Aspetta. Pronti? Allora, bello, avvenente, conturbante, eh? Tommaso, che di te ha parlato equipo? Di Leandro, no? Ah? Al primo momento pensavo che ti parlasse di me. Ma che sei lui che ho Leandro per tutti le urle, bello, avvenente, conturbante. Noi perché? E allora? Ma i fumi che vede sempre beautiful e dalla, i sanno una cosa. Certo, che da che resume. Ah, meno male. Ma è mai cambiato. Certo che per me ha cominciato un annuncio un matrimoniale con piccolo grassotello sfigato. Fra mia bella impressione, no? Che no, mi dire te frisò, giovane, sulla sessantina, illibato, ah? Ma è sta circusa con la marusca? Mi ha l'interno, no? Ma se qua la dice no, perché mai lì a fare una roba per via del mal de co, no? Oh, ma senti me, a di che era mal di Leandro. Mi alterno, mi alu, a te fomo me, so, a perdere la concentrazione, no, allora, uomo piacente, crisolo caro, no? Uomo piacente. Di sani principi morali, amante, eh? Amante chi che lei? E lo è un amante che lei chi ha con la home allora, o Rodolfo Valentino. Sito, dammi a portati via la concentrazione della fa un momento, no? Amante delle piante o no? Fa giardiniera, fa? Se la siamo mei, amante. Pensionato, dimorante in grande palazzo, con parco annesso, eh? Criso, chiuso loca! Quando è che ha gatto grande palazzo Leandro? Chiusa ne! E con te, un ricovero in un locale, eh? Ah, avevo capito. E mia me è criso grande albergo per anziani.
Sì, albergo Hilton. Criso, cerca anima gemella. Un'altra? Ma vuol dire un'altra? Tutta la fombla che è la mia gemella? Mia che la barbelù. Anima gemella, per di una donna che sta insieme con lui, no? Criso, cercasi anima gemella, va bene? Ah, oh la Madonna, per fare una lettera c'è che t'han voluta e perde la felice. Ma che condizione che ne trussate? Per dividere la vita in due, va bene? Ah, sì. Perché il che è ricovero aia divide almeno un 60. Se che in 60, come fai i miei due che la lei? Te Nando, per dare che la riesciura è. Ah beh, per comprare l'Iandro le riesce intese, a va mia di più. Scriso doca, scriso. Anche se non più giovanissima, la friso poche. Che rabbia almeno fai la prima che mi dico. E poi la crema, le dondoca, tamburu, dondoca. Allora, poi la crema. Che mi ma poi la friso poi la crema, le. Dai, dai, dai. E ti volete anche tamburu? No, 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 dai, dai, dai. Dai. Mia tamburu. No, la per perché? Cancelle tutto. Tra, io che la lettera del giornale. Vabbè, ce va qui, mamma mia, fino a quel punto lì. Allora, scritte? Tutto è una bella scrittura, e può cancellare il tamburu. Oh, allora, dai, metti la retina e questa che va in postale, dai, don, don. Lisandro. Bello, avvenente, conturbante, tieniti pronto, che fra poco l'amore busserà la tua porta, eh? E quando ti vede, robatterà indietro di colpo. Bravo, dem! Bravo! Ma perché? Dai, dondo cagliato! Si può andare! Dondo campo stala! Perché sei con la faccia no? Avuto fa la prova della dichiarazione d'amore per la Gelsomina, ma bisogna che stavi attento, che più brutto non è mai di mia, e lo io non so come hai mato in giro con tutte le persone. Che tu te rendo vecchio. E tu che lei, la mia e me. Bella, dolce, cara signorina Gelsomina, il suo sguardo infuocato mi è penetrato fin dentro il mio cuore e l'ha incendiato tanto che neanche i pompieri riusciranno più a spegnerla. Ora apra bene le sue orecchiette delicate e ascolti quello che Lisandro c'ha da dirci. Quando l'ho vista per la prima volta, il mio cuore ha incominciato a battere forte, 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 come le ali di un nedrotto a cui stanno tirando dolcemente il collo. E la mia anima è sgulata su di lei come una colomba dalle ali bianche e luccicosa. Signorina, il Lisandro mi presente vuole sinceramente, umilmente, eternamente chiederle di sposarlo. Ma sì, Lisandro! Ma cosa fai? Ma cosa fai con te? Ma te ne sto? Ma c'è una Veronica, cos'è che ti sto gusto? Ma te ne sei mia lei? Cioè per me di lei la mia te? Insomma, chi più che la mia per te? Ma di là! Allora perché? Per la... Per la... Per la Gelsomina! Per la Gelsomina! Ma allora cosa ridete? La ripeto che parole che dite a me come pappagallo, signorina, sì? Chi più che è per la signorina Gelsomina! E capì, moglie!
voglia strano che non s'interessa di me. Me, a sono sida vergine, e vergine morirò. Ma no, signorina, no. No, la sa mia, la sapete mia gioicità. Lei verrà che la troverà fuori. E che, come me, chi sta dentro e che la canterese. Petorti, signorina, petorti, parlite me adesso. La madre non va a voler essere a superare questa situazione che mi sono sicuro che adesso per me carina mia, signorina. Magari invece col suo aiuto su mia non so potrei prepararsi una bella cena, per esempio. Allora magari, sa, con un po' a lume di candela, con un po' di profumo, un po' di arte fiori, e un'atmosfera in sé dolce e delicata, magari la per fare il miracolo, signorina, eh? Ma me, al suo mio andondà, ha trovato tutta quella roba lì, eh? Ma la capisci, la capisci, se mi fai lì, lei è più pratica di me, puoi vedere anche che sarà una bella mancetta po' per lì, se che a fare tutto, no? Però forse è là. A pensare se bene ecco. Quando la direttrice sì. La fa la festa del San Teodoro o il patrono del ricovero sì. La dà l'incarico al ristorante Bella Vista del procuratore ecco. D'organizzatore ecco. Poi dopo Lisandro pensa che il costegno è noi del corpo. Meglio mo, signorina, meglio sì, mo. Allora la fa che si una, la fa che sì, l'organizzi, ma... l'organizzi che la darà sì. Me, che sarò grato in eterno. Va bene, Lisandro. Andrò là, sta qui, che ha pensato in me, grazie, che le ringhe ti ha trovato in grazie, signorina, grazie. Non sei in Alessandro. Grazie, signorina, grazie, grazie. Gelsomina, cuore del mio cuore, corona della mia corona, fra poco cadrai come una pera coccia nei miei bracci muscolosi, desiderosi solamente di tu. Tovaglia è ben tesa. Signore. Le mettiamo qui al centro. Perfetto. Manca solo la candela. Ecco qua. A me pare proprio perfetta. Bene. Così mi piace. Permesso? Permesso? La la, che lusso, proprio come qualche rime. Oh, ma che bello! Che bello! Mi piace. Molto bene, molto bene, molto bene. Però... a sentire mia il po' del profumo. Oh, provvedo subito, signore. Ecco, certo, certo. Ci mancherebbe. Che ne dici? Buh. Ma tu come fai che sulla cicchetta è come al vento? Sulla già. Sì, sulla cicchetta. Che?
Le proprie mura, le proprie mura, anche che? Sì, e poi che? Oh, lì? Sì, sì, poi lì, poi lì. Oh, eccola! Buongiorno, finalmente! Allora, scrive, ma lui ora se ne è... Il capo cameriere per servirla. Sì. O se preferisce, il direttore di tavolo. Ah, il direttore di tavolo? Beh, lo sai da poco che era il direttore della banda, il direttore della scuola, il direttore del tavolo, ma non mai sentite. Però, va bene. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Almeno in banda, non metti più fiute. Oh, benissimo! Mi complimento proprio con lei, signore. Ma, signore? Sì? Non vorrà dubitare che... Ah, no, io non dubito di niente, non dubito di niente. Ma sa, non si può mai sapere, sa. Senti, forse qualche piccolo vermicello, qualche microbo, qualche vermo solitario, non lo so. Qualche puleco, o se no, anche qualche pelo, i peli ci sono dappertutto, La polizia, ma... innanzitutto la polizia, Ma signore, sì. Si assicura che prima di essere posti sul tavolo sono stati sterilizzati? Oh, sì, sterilizzati, sì. Se fa prendo a piedi la bocca con la parola sterilizzati. Caro Messor, la direttrice che viene anche prima, la vera una cagnina, che era stata sterilizzata, però la perdì e vite per tutte, per tutte, per tutte. Allora, che po' in confidenza, cosa meglio essere la costa che ho progetto qui? 100, signore. 100? 100. Oh, la mia propria ragione, una Veronica. Ma si resta già mai te ai presidente di guerra. Ma avrai, ma avrai. Sento fan per mangiare, ostrega, che bella una, Ma, signore, se devo essere preciso, sono 100.000. Cos'è? 100.000, signore. Non capite? 100.000. 100.000 fran per mangiare continui a due persone? Veramente 100.000 cada uno, signore. Ah, cada uno? Aiuta, cada due, mi sarei 200.000. 200.000 tonde tonde. Ma tonde 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 o padre, però io è per 200.000, ma dico, ma sei niente, sa? O sei dire? Ma senti un po'. È così. Anche la mia fa un po' le sconti che Allora? Sa, io non sono mica proprio un signore, Io sono un povero vecchietto del ricovero, e perciò di palanche non ne girano mica tante qua. E pensare che a lei basterebbe una sola parola per risolvere tutto il problema. Una ne basterebbe. Non comprendo, signor Lissandro. Non comprendo. Lei potrebbe dire semplicemente: offre la casa. Ma signore, con quel signore, io sono soltanto il capocameriere. Ah, sì. E non ho facoltà di decidere o interferire con le decisioni della direzione. Ah, sì, quello c'ha ragione. Ma che, però un pochino sul prezzo ci potrà tirare un pochino anche con lei, no? Per esempio, non so, facciamo così, invece di pagare per due, paghiamo per uno solo e quell'altro è gratis, facciamo così. Signore, sia gentile, le ripeto che io sono soltanto il capo cameriere. Oh, sì, sì. Non ho facoltà di decidere o interferire con le decisioni della direzione. Ma che, me l'ho modo in prima, ma altrimenti mi fa ridere l'entusiasmo, poi no, dammene, ma... Bene, per allora, visto che sei tu, mangia tu, pagherò per tu, però... Con 50% sconto, a me, signore, sia gentile. Oh.
Le ripeto e confermo che io sono soltanto il capogruppo. Non ho facoltà di decidere. O interferire sulle con decisioni della direzione. Se non ha detto le macchine, perché apporta la sua casa? Vabbè, oltre che lui è che Angaria ha ottenuto, ma non di più. Al maschile adesso oia. Cosa mi porta il da mangiare e spendisce tanto, eh? Allora, innanzitutto per il bere avrei pensato a un Don Perignon. Don che? Don Perignon, signore. È così, il prete, che no, signore, no. Don Perignon, uno champagne francese. Oh no! Forse, anzi, sicuramente il migliore. Sì, è così al caro. Beh, effettivamente. Ed è il tuo spasco, vince in sera dopo i presi, i passi. Ma se resta il mio me, per esempio, a porta che il campagne, Don Perignon. Don Perignon, che mi conosce bene, perché conosce la Valdoni Sidoro, comunque, se resta il mio me, un bel fiaschettino, della Brusco o della Valpolicella con una raggiungia che sareste sicuri che tu ecco preso anche molto, ma molto di meno, signor Lisandro, che orrore, Valpolicella con le ostriche, sei ostriche che chiedere le ostriche c'è il famiglia che anche mi dice, ma e dopo? E dopo avrei pensato al caviale del Volga. Cos'è il caviale del Volga? Uova deliziose dello storione del Volga, signore. Lo storione del Volga? Il parere di Alessandro Svolto, per caso? Ma cosa ha capito, signore? No. Qui di Alessandro c'è solo. Continuerei tuttavia con gamberetti in salsa rosa. Oh, sempre. È una parola più difficile dell'altra. Adesso il maschino a me cosa è di benedetto gambarotta in salsa rosa. Cosa è? Gamberetti, signore. Ah, gamberetti. 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 I gamberetti non sono altro che dei gustosissimi frutti di mare. Frutti di mare. Di mare? Sì. Allora dico te di la frutta messa mai. Ma io oggi te la detto mai. Ecco, allora perché? Ma che lo devi? Che capota su che la vedi, pochere? Come prepari, come porta il cos'è? E intanto il prezzo sale. E le frutta? Le frutta mi dichieresti. Però tanto fate che dichiarare. Perché no che mi scrivo il capello del pure. Mi dica? Dove la tine e quattro castagne pelte e la finita della storia. Anzi, come se visto che il pomo è il frutto che ha fatto più bene a te, alla porta di un bel pomo sembra finirsi in piacere, eh? Va bene. D'accordo? Va bene, allora, va bene. Posso entrare in questo palazzo segreto? Senti il mio cuore, i miei occhi, caro, le borriglie dei miei occhi sono come due ciareghini tremolanti quando incontrano il tuo sguardo sensuale. Vorrei dire sensuale, sì, caro. Sì, sensuale, come ti dico a te. Senti il mio cuore come sbaciocca forte e in preda alle palpitazioni violente e incontrollabili. Vieni, ecco. Questi sono per te, caro. Oh, che meraviglia. Ah, sì. Quale Olezzo. Quale Olezzo. Bellissimo. Le radici speciali.
E se che io ti dici del frigorifero per mio fai dal male? E io prendi secondo male il suo tramor che la tira su di tombe. Or dunque, sì, cara, sì. Veniamo a noi, diamo inizio a questa nostra cenetta teca teca. Mamma mia, non pensa, siamo usciti. Comincia a me. Prego, signora mia. Prego. Molto gentile. Grazie, caro. Oh, là. Prego, chef, porti pure in tavola. Il mio stomaco reclama. E l'ambiente è di tuo gusto, caro. Oh, sì. Certo, perché no? È tutto perfetto. Grande tre, caviale del Volga. Oh, che meraviglia! Oh, ti piace? Oh, sì! Meraviglioso! Bellissimo! Posso? Oh, sì, certo, prego! Grazie mille! Guardami così? Perfetto, grazie! No, a me no, grazie! Io aspetterei un momento a incominciare perché, sai, sì? Stamattina tesoro ho avuto un pochino di gomito e anche un pochino di diarrea. E allora aspetterei un momento prima di incominciare. Io aspetto, ma tu prego cara, mangia con quel costo, mangia. E da bene? Certo, e da bene. Don Perignon. Barboniceno, no? Ma che dici, Lisandruzzo? Io bevo solo champagne. Ah, sì? Champagne al mattino, oh. Champagne a mezzogiorno e champagne alla sera. Oh là là, brava. A me piace tanto finire. E faccio che tu una vita più. Per mantenere, ma occorre almeno 4-5 pensioni. Mangia cara, non pensarci, mangia. Facciamo festa. Oh sì, grazie. Per lei ci a me soltanto acqua naturale purissima del rubinetto, per piacere. Buon appetito. Oh, grazie. Buon appetito. Buon. Delizioso. Mangia. Posso? Prego. Vogliamo fare tesoro. Grazie. Oh sì. Allora, caro. Mi fa piacere, sai perché io non è che sia granché abituato a questo, ma però... Ah sì? Perché io preferisco la vita. All'altro? Ma però... Sì? Come si addice a due innamorati? Così. Tranquillo.
comunque delizioso, eh? Mi fa piacere, sì, sì. Voilà! Ostriche e gamberetti in salsa rosa. Oh, che meraviglia! Sì, sì, grazie, perché no? Molto gentile, basta così, perfetto. Prego, signor Alessandro. No, no, a me no. No, non si potrebbe avere, che so, un bel pezzo di roba un po' naturale, che so, per dire una bella fetta di mortadella, eh? Mortadella, signor Alessandro? Sì. Su, via, non è da lei. La mortadella la lascia i muratori. Sì, ma piace anche ai pensionati, piace la mortadella, eh? Spiacente, signor Alessandro, siamo sprovvisti di mortadella. Niente mortadella. Allora, cosa mi potrebbe proporre di un po' naturale, non così arzigogolato, eh? Gradirebbe un omelette. Un omelette? E cosa sarebbe un omelette? Uova al burro, signore. Ma l'uro c'ha il ciareghi, per piacere. No, 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 il ciareghi no, perché sai, c'ho un po' anche di mal di fegato. Ah, sì. Sì, allora, e le uova non sono proprio, proprio adatte per niente. No, no, ciareghi no. Allora, sempre se è di suo gradimento, le proporrei del pasticcio di mais con pesce veloce del Baltico. Guarda, le parole cominciano già a andare bene, e cosa sarebbe? Allora, il pasticcio di mais, sì, è quella che volgarmente viene chiamata polenta, mentre il pesce veloce del Baltico è semplicemente il baccalà. Oh, allora è proprio come polenta e verta, niente che di snotter, no? Va ben calce, calce naturale, al mappotte calce sul capo, sul capo cantiere, eh? Alessandro, sì, torniamo a noi. Ma certo, certo. Mi parli, mi dica, mi racconti dello yacht. Dello yacht? Sì, dello yacht, della sua barca, insomma. Ah, sì, della barca, certo, mia cara, ma certo, della barca, certo. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca viene, lasciala venire. Che sciocchino che è! Sarò sciocchino e anche modesto. Hai visto come c'è lo spirito? E di Sanremo, che cosa mi dice di Sanremo? Oh, oh sì, Sanremo, certo, Sanremo, 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 sì, era fratello di San Romolo, è così, eh. Oh, sì, Sanremo e San Romolo erano due fratelli, uno è sul calendario il 31 di aprile e quell'altro il 28 di agosto. Questi due fratelli qua, signorina, sì? Erano due che avevano tanta, tanta passione per il fumare, ah. E allora decisero di fare una squadra di calcio. E allora, ha sentito ancora parlare, fondarono la Roma. Ah. Ma poi uno dei due divenne, diciamo così, tifoso della Lazio. Allora hanno litigato e non si sono più guardati nel muso. Capisco. Hai capito? E poi è arrivato Caino, è arrivato, sì, è arrivato Caino, che ci ha dato due scortellate a tutti e due e li ha ammassati in parte a una lupa. Ecco, questa è la storia di Romolo e Remo. Ecco perché si dice amor de fratelli, amor de cortei. È proprio simpatico, sì, signor Alessandro. Simpatico, sì, e modesto. Certo, ma certo, non le dice nulla Sanremo.
fila a Sanremo. Ah, oh. Villa, Villa, adesso che ho capito, Villa, Claudio Villa, che ha vinto tante volte il Festival della Canzone e di Sanremo, ha capito, signorina? Ah. Sì, una volta l'ha vinta con una canzone che si chiamava Binario, viaggio triste e solitario. Invece, un'altra volta, con una bella canzone spagnola che mi ricordo bene, Granada, tierra extraniera, de lindas mujeres, de sangre y de sol. Il suo pasticcio, signore. Ah, grazie, grazie, caro. Oh, finalmente mangia il cucino anche non te. Prego. Bravo, 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 bravo. Buon, 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 buon. Grazie. Buon Perignon. Tutto bene, cara, tutto bene? Oh, sì, tutto benissimo. Benissimo. Oh, finalmente. Oh,
Però non già da sé. Perché sai poi, non devo mica esagerare, eh? Ah sì? La pietra, perché li gelidi, eccetera, eccetera. Certo. Buono, buono, buono. Una certa età. Ah, sì, sì. Ah. Le è piaciuto il pasticcio, signore? Sì, sì. Io mia mamma. Peccato che verdanissimo. Sentì un po' la nota. Ma comunque. La ringrazio. Oh. Alessandro. Mi carti, soldi. E dimmi. La limousine. La limousine. Quand'è che la potrò provare? Ma anche subito. Ah caro. Sì. Ma certo. Capo. Hai già portato una bella limonata che è la signorina. Oh no, 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 no. Quella è decisamente volgare, piuttosto okay. Ancora champagne. Ora, grazie. Ancora champagne. Ancora champagne. Forse non mi sono spiegata sì, bene, certo, certo. Io parlavo della limousine. Della li... Che li... fa? Una slimonata, questa che... Lei c'è una volcata, ma... A me va piace che sa anche, sì, sì, va bene, vedremo, e facciamo un bel brindisi. Ancora? E facciamo un bel brindisi. Che la frutta come lei desiderava. Frutti, frutti. Ecco fatto. Mi porta delle posate, per favore. Alessandro, sì, permetti certo. Una piccola osservazione. Ma certo, cara, ci mancherà. Ci mancherà. Vedi il bon ton, sì. Il galateo, sì. L'educazione, insomma, sì. Prevede che chi si serve per primo prenda la mela più piccola. Oh, mamma mia! Oh, cara, perdono, cara, perdono. Come sono maleducato. Fammi imparare, quando le sono le belle maniere. La verdura. Pronto, pronto, pronto. Prego, prego, scegli, cara, scegli. Pata. Ma che è rosa? Come mai non ha finito la morte sul piano? Allora non è per fare un casino del genere. E no, caro Alessandro, ma... me a questo punto che a questo piano. Ah no? Per me che sto a letto di imbrogli. Ma al via tirare un turno. Ma no, ma no, no. Ma no. Perché da Modena scelta l'inturcia sulla Gelsomina. Ma no, ci se la villa Sanremo, lo yacht, la limousine, i 100.000 per carta igienica, che sta Alena Cade Max, e Mimma Sancensi e Sreve, ex, imbruio, e poi giù! Ma no, ma no! Essere gorge, sì. Che tutte in soppalanche, se ne può ira che via, i basta ne per comprare. Caduna! Caduna di te! Se caduna! Caduna! E ciò che dura! Ciò che dura! Io vedo champagne al mattino! Io vedo champagne a mezzogiorno! Meisce, è una persona c'è, ma la devi perdere anche tu, Meisce.
Ah, signor. Si calmi, signor Alessandro. Signor, lo vedi come sono le donne, caro, lo vedi? Ah, si calmi. Ah, basta, via. Pesce però, pesce perché che non sarà, chissà quando sarà città già finita, donde la folla c'è. Ah. Il conto, signore. Cos'è il conto? Sei signore, conta per l'amor di Dio, conta fino a cento, conta fino a mela, conta fino alla smela, il conto del Cosepo, per due occhi di aregna la burlina, ah? per... Le farini di Bertagni ed un pom che magari ti ha detto ieri. Ho il conto del Cosepo, se ti trea lenta, ma dammi un po' d'acqua che si respire. Oh. Signore, io sono soltanto il capo cameriere. Dai. E non ho facoltà di decidere o interferire con le decisioni della direzione. Con le decisioni della direzione, se ho capito. Teta sighetta ti ripete anche la storia che mi ti ripetono a me. Ho il canto da cos'è, per due occhi di legna la burlina, per il tuo caldo e Bertagni che sentia della gota, e per un po' che io mi allervici, ma magari di ghiera di tiere. No, e poi no, mi paghi una gota, paghi una gota, paghi una gota. 200.000, signore. 200.000, signore, un bel negozio. 200.000, signore. 200.000, signore. Ma l'ho proprio detto il disco che la trappola è, eh? Prego, salti. Salti? Allora, sei che salti? Ancora ti ha preso, eh? Va bene? 200.000, signore. Oh, madonna, 200.000, signore. Ah, parlami, santo. Parla, se non che magari... A te manda la faccia ma di carabinieri. Sei. Quantomeno franca mi resta per via la fine, come farò io? Grazie per il gentile pensiero. Non è il pensiero di la mancia. Madonna, anche questa. Ah! Grazie. È una giornata nascita male, è finita peggio. Ma basta. Basta, Alessandro, basta, fatti tentativi, te che tanto delle volte fa. Ai donne vogliose che cambiano. Certo. Mi fai pe. Anche un mio cerimia. E cantata almeno fino a tri. Prima che concedire il tuo frascio. Ho cantato Gelsomina. Ho cantato fino a 200.000. E poi dopo a mo' 50.000 e capito. Ma vedi che tu scartelletti, faccio te cantare a musicale. Per te che te leo faccio perché te leo cantavo. Ma cantaco è? Cantavo di grandi stupidale. Ascolti invece. Non è quel che è una persona. La venuta è che era la laurea mia. Mi diera mai alla fine. Aspetterà organizzare passanete. E una bella girata, vergognare, ma dopo il si troverà mai insieme e finisserà più, proprio come quando il treno alla fine l'acqua e il cammino. Ecco dopo l'età,
Anche le tane dalla sua importanza, perché a spulmia metti insieme a fare la corsa o il pendolino col treno a vapore. Quindi era mai insieme. E quel che perderà alzerà sempre il treno a vapore. Come è capitata? Non ti risanno però. Con la mia rusca prima e adesso con la gelsomina. Ma guardate, che troppa differenza d'età. Ma guardate che al ricovero è la più vergogna che mi interessa. Ma che? Il problema l'ha esagerato in un'altra maniera. La più giovane che avrà almeno 15 anni di più di me. E allora mi parereste stare insieme alla mia madre, ma parereste stare insieme a me. E poi le lunghe. De che qua cani, a me toccherei a portarla in nonna. Per me, che ne volete fare, ho il fatto grave, che me ho una persona scavolata, me ho l'uomo più sfigato del mondo, me ho come calpugine, come si chiama, ecco, Calimero, piccolo e nero. No, per me che via la fortuna, che via la fortuna, ma basta, a me la fortuna. Allora, andate fuori e mi ha avuto ciò di gradì del portone del ricovero! Buona, qua con te sopra! Ma che ne ha appena ultima sei al ricovero, qua con te sopra! E certo, Gesuina! Guarda che, il scemo, mamma, la uomo vedente! Il suo pasticcio, signore. Oh, grazie, caro. Oh, finalmente mangia il cucino anche non te. Prego. Bravo. Buon. Grazie. Buon Perignon. Tutto bene, cara, tutto bene? Oh, sì, tutto benissimo. Benissimo. Oh, finalmente. Possibile avere
perché no dell'altra busta? Però magari questa volta qualcosina di un pochino più allegro. Un bel darcelino, eh? No, certamente. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. E a suon di musica si mangia meglio. Ah, sì? Ti piace la musica, tesoro? Oh, sì. Ballare ti piace? Sì. Oh. Vuoi ballare? No, non ci credo. Ancora.
La frutta come lei desiderava. Ecco fatto. Mi porta delle posate, per favore. Alessandro, sì, permetti, certo, una piccola osservazione. Ma certo, cara, ci mancherebbe. Grazie. Ci mancherebbe. Vedi il bon ton, sì, il galateo, sì, le indicazioni, insomma, sì, prevede che chi si serve per primo prenda la mela più piccola. Oh, mamma mia! Oh, cara, perdono, cara, perdono. Come sono maleducato. Fammi imparare quali sono le belle maniere. La verdura. Pronto, pronto, pronto. Prego, prego, scegli, cara, scegli. Pata. Ma che è rosa? Come mai alla fine la morte si è piatto? Allora mi raggiunto a fare un casino del genere. E no, caro Alessandro, me a questo punto che a gasto piatto. Ah no? Per me che sto a letto di un imbroglio. Ma al via tirano un turno. Ma no, ma no, ma no, ma no. Perché da Modena scelta l'inturcia sulla Gelsomina. Ma no, signorina. Se la villa Sanremo, lo yacht, la limousine, i 100.000 per carta igienica, che sta Alena Cade Max, e Mimma Sancensi e Sebe, ex imbruio, e poi io! Ma no, ma no! Essere gorge, sì, che tutti i suoi palanchi, se ne puoi ira che via, i basta ne per comprare. Caduna! Caduna di te! Se caduna! Caduna! E ciò che dura! Ciò che dura! Io bevo champagne al mattino! Io bevo champagne a mezzogiorno! Io bevo champagne alla sera! Meisce, è una persona c'è, ma la devi perdere anche tu, Mala. Meisce, oh signor, signor. Si calmi, signor Alessandro. Signor, lo vedi come sono le donne, caro, lo vedi? Ah, si calmi. Ah, basta, basta, via, 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 via. Meisce, però, meisce, perché che non se no. Chissà quando se la città già finita, donde la folla c'è. Ah. Il conto, signore. Cos'è il conto? Sei stato a contare. Conta per l'amor di Dio. Conta fino a 100, conta fino a mela, conta fino alla smela. Il conto del Cosepo. Per due occhi di aregna la burlina. Ah? Per... E farini di Bertagni ed un pom che magari ti ha detto ieri ho il conto del Cosepo se ti trea detto ma dammi un po' d'acqua che si respire. Oh. Signore, io sono soltanto il capo cameriere, dai, e non ho facoltà di decidere o interferire con le decisioni, con le decisioni della direzione. Se ho capito, ho capito, e ta sighetta ti ripete anche la storia che mi ta ripete a me. Ho il canto da cos'è, ho il canto da cos'è, per due occhi di legna la burlina, per il tuo caldo di Bertagni che sentia da una gota, e per un po' che io mi allervici, ma magari di ghiera di tiene. No, no, e poi no, mi paghi una gota, paghi una gota, paghi una gota. 200.000, signore. 200.000, signore, un bel negozio. 200.000, signore. 200.000, signore.
Ma lui proprio dentro il disco che la trappola, Prego, salti. Salti? Allora, sei che salti? Ancora sta preso, Poverine? 200.000, signore. Oh, madonna, 200.000, signore. Parla, santo. Parla, se non che magari a te manda la faccia, ma di carabinieri. Grazie per il gentile pensiero. Com'è il pensiero di avancia? Madonna, 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 anche questa. Grazie. È una giornata nascita male, è finita peggio. Ma basta, 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 basta. Basta, Alessandro, basta, faccio tentativi, che tanto che le volte fa. E cantata almeno fino a tri, prima che concedire il tuo frasco. Ho cantato Gelsomina, ho cantato fino a 200.000 e poi dopo a mo 50.000 e capito. Ma quando le vedi che tu cartelletti faccio da cartellino musicale? Per te cartellino faccio da cartellino cantato. Ma cantaco è? Cantare di grandi stupidate. Ascolti invece. Non è che una persona la venuta e che la dormire. Mi diera mai alla fine. Aspetterà organizzare qua senete per una bella girata, per continuare, ma dopo non si troverà mai insieme. E finisserà tu, proprio come quando il treno alla fine l'acqua e il cammino. Ecco dopo l'età. Anche l'età la so importanza, perché a spugna metti insieme a fare la corsa il pendolino col treno a vapore. Mi diera mai insieme. E quel che perderà sarà sempre un treno, e se non mi capitarà, non mancherei sannota però con la mia marusca prima e adesso con la Gelsomina. Ma guardate che troppa differenza d'età, ma guardate che al ricovero e a più vergogna che manteresa. Ma che? Il problema l'ha esagerato in un'altra maniera. La più giovane che chiede avrà almeno 15 anni di più di me. E allora mi parlerebbe di stare insieme alla mia madre, ma parlerebbe di stare insieme a me. E poi le bocche, di che qua cani, a me toccherebbe portare la mia nonna. No, c'è. Allora, ma io che la scelta di me? Per me, che ne volete fare? Ho il fatto grave. Che me ho una persona scavolata, me ho l'uomo più sfigato del mondo, me ho come calpugine, come si chiama, ecco, calimero piccolo e nero. No, per me che mia la fortuna, ma basta, adesso fu finita. Allora, andate fuori e mi ha avuto ciò di gradì del portone del ricordo. Qua con te sopra!
Ma che ne appena io mi vasai al ricovero, qualche tessera. Beh, certo, Gesuina. Guarda che, il scemo, ma mat, a uomo vedere, tale.